Siamo con Rita Paci e Annunziata Di Carlo e siamo soprattutto con lei, la Rocciata, che è la grande protagonista di questa edizione numero 25 della Sagra di San Giovanni Pro Fiamma, la prima, lo ricordiamo, poi dopo una breve pausa si passerà alla Sagra degli Gnocchi fatti a mano. Ma adesso, signora Rita, vogliamo sapere per quanto possibile il segreto o la ricetta o qualcosa di particolare su questa Rocciata, che è un dolce tipicamente Folignate, ma non di questa stagione. No, è d'inverno, per i santi è Natale, di solito si fa, però noi l'abbiamo inventata in questo periodo perché ci porta un po' di successo. Fra Rita e Annunziata, chi è la vera specialista della... No, lei è l'impasto. L'impasto praticamente è la base principale della sfoglia, perché se non è fatto bene l'impasto, quello che ci metti dentro non viene bellissimo. E dentro ci vanno mele, uvetta, noci, anice, cannella, cacao. Ingrediente segreto, non ve lo diciamo. Poi ci va un pochino d'alchemus, l'olio, lo zucchero, e poi si arrotola e si mette in cottura. Generalmente questo dolce viene preparato, ci dicevano, la mattina però. Sì, tutte le mattine con tutte le donne, perché c'erano due donne di 80 e passa anni che arrivavano dalla strada col mattarello sulle spalle, il loro, perché era importante quello loro. Perché anche quello è un ingrediente particolare, personalizzato in qualche modo. Il mattarello è proprio una cosa personale, se non hanno quello non riescono a spianare, sono abituate con quello loro e se lo portavano da casa. Però adesso ormai sono diventate un po' troppo vecchiette, stiamo cercando di prendere le loro redini, ma non è facile, soprattutto per farla rotonda come la facevano loro, e noi non è che ci riesce benissimo, però ci arrangiamo. Quante Rocciate a livello di peso fate per una serata di sagra? Sulle 80 rocciate, vengono fatte. Il peso non glielo so di, non le pesiamo, perché è calcolata a parte, se viene pure intera. Quando sentite dire che la Rocciata assomiglia un po' allo strudel, qual è la vostra reazione? No, è la nostra croce. Perché non è uno strudel, sullo strudel ci va il miele, le mele sembrano cozze, più cotte, poi che altro ci va sullo strudel? Nemmeno lo so, perché non è una cosa che ci appartiene. Vi ribellate assolutamente a questo accostamento. Che poi io l'ho conosciuta questa cosa da 33 anni fa, perché io sono di Bevagna ma abito felicemente qui, perché mi hanno accolto tutti con tanto affetto. Perché lo dobbiamo ricordare una volta di più, questa è una grande famiglia davvero. Sì, litighiamo spesso, se litiga spesso, ma si risolve subito tutto. Conflitti che durano un istante. No, appena ci giriamo è passato tutto. Bene, e allora ricordiamo che da questa sera e per 10 serate questo è l'ingrediente clou da venire ad assaggiare qui a San Giovanni Pro Fiamma. Sì, venite la mattina che vedete una gran festa qui. Se venite la mattina vedete tutta la lavorazione.